sinceramente questa partita mi preoccupava un po', perché questa Padova è una squadra un po' dai due volti. Inizia bene il campionato vincendo 4 partite, poi ne perde 6 consecutive e vince le ultime due andando oltre i 100 di passa di valutazione nelle ultime due gare. E in più è una squadra che ha vinto a 100, e quindi ho fatto sinceramente un po' di difficoltà nel leggere che tipo di squadra era, tanto che di solito me ne vedo 3 o 4, ne ho visto 5 o 6 di partite per capire. È sicuramente una squadra con un grande potenziale, che se la lasci giocare può far veramente male. Noi credo per 3 quarti su 4 abbiamo interpretato abbastanza bene la partita, forse il secondo quarto siamo stati un po' pigri nell'attaccare e soprattutto abbiamo commesso tanti errori a livello difensivo. Globalmente sono contento dell'atteggiamento, soprattutto che c'è stato nel terzo quarto, dove siamo riusciti a alzare la difesa tanto da farli giocare un po' di meno a metà campo e quindi sfruttare un po' le loro caratteristiche fisiche, che sono degli atleti importanti con dei corpi importanti. E come sempre, quando ti impegni in qualcosa difensivamente, poi vieni ripagato in attacco se muovi la palla, come abbiamo fatto terzo, quarto, e tutti possono anche prendersi le loro responsabilità di tiro. Quindi secondo me abbiamo fatto una buona partita, sono contento dell'atteggiamento, la mia preoccupazione l'hanno tolta i ragazzi e devo dire che si sono tuffati, hanno lottato, si sono passati la palla, e questo per un attore è bello. L'impressione è che la squadra sapesse cosa fare, cioè ha dato il colpo di grazia nel momento giusto. Non siamo partiti benissimo, abbiamo contenuto i danni, abbiamo saputo soffrire e poi siamo rientrati dagli spogliatoi con una grandissima carica. Sono bastati quei 3 minuti lì per far capire che c'è una differenza sostanziale tra le due squadre, no? Sono d'accordo con te, ci sono stati 3 minuti di grande intensità che si sono poi tramutati in grandi passaggi per cercare l'uomo libero in attacco. Sarei poco sincero se dicessi che era preparata così. Un allenatore vorrebbe vincere dal primo minuto e quindi forse stare un po' più sereno. Non era preparata così, probabilmente ci siamo guardati nello spogliatoio e hanno detto possiamo fare molto meglio, ecco. Possiamo far molto meglio, dobbiamo limitare le loro capacità di tiro, perché è una squadra che tira molto bene con i piedi per terra, andare a poco in aiuto nei lunghi e rimanere accoppiati in modo da creare più una cosa individuale. Probabilmente questa squadra appare come oggi un po' più debole, ma non è così debole secondo me, è una squadra che ha qualità. Mini bilancino, visto che siamo a Natale, cose belle che hai visto, siamo in linea. Direi che mi sorprende che pur avendo tanti piccoli infortuni, oggi hanno giocato in due con il naso rotto, perché Ennio Leonzio si è rotto il naso a 100, è stato operato ieri e ha voluto giocare. Mattia Magrini per la seconda volta ieri nell'ultimo minuto di allenamento si è rotto anche lui il naso, aveva un bozzo ma proprio evidentemente rotto, poi era già la seconda volta quest'anno. Entrambi hanno voluto giocare e mi sorprende come riescono a essere uomini anche a questa cosa. Credo che abbiamo avuto altre problematiche e tutti hanno voluto, ci tengono, e quindi sia dal punto di vista personale, credo che dal punto di vista di squadra. Forse a volte non si vede, ma io che vivo con loro gli ho fatto anche i complimenti per l'attaccamento al loro lavoro e ai loro compagni. Quindi questo è quello che mi piace di loro. Io mi arrabbio ogni giorno quando abbassano il livello di attenzione,
però devo dire che sono ce la mettono, e questo è un valore, secondo me, anche per gratificare chi comunque come Marco Beccari ha investito su di loro, una persona che è difficile in questo momento, le persone investono nello sport, e sicuramente fra di loro è una bella cosa, e anche fra virgolette una bella cosa per noi allenatori e staff, e anche chi ha avuto il coraggio di intraprendere un'avventura così difficile e mantenerla in questi momenti difficili. Che fine ha fatto Giuliano Samoggia? Giuliano Samoggia, c'è stato un accordo tra la società e il giocatore. Io non sono la persona più come allenatore, però te lo dico perché non c'è niente, c'è stato un accordo di interrompere il lavoro. Ti dirò che al momento non so quello che succederà, ma al momento il rapporto della collaborazione è finita. Ma quindi non è più il nostro giocatore? Al momento no. Cioè, nel senso, so che ne stanno discutendo, però c'è l'accordo che lui intraprenderà probabilmente o cercherà un'altra squadra. Vabbè, quindi non ce l'hai più in palestra, quindi... Sì. Ok. Di conseguenza, ma neanche di conseguenza. Di conseguenza, l'idea... Beh, ti dirò che comunque... Si parla di un'ala piccola. Si parla che al momento ci siamo concentrati su queste partite qua, se devo essere sincero. Se devo essere altrettanto sincero, non c'è un mercato così fiorente che uno non dorme la notte per scegliere fra A, B o C o talenti, perché il mercato è talmente bloccato, e io credo che una 2 a 32 squadre comunque copra tanti spazi, quindi i giocatori che si muovono dalla Serie B, dalla 2 sono pochissimi. Siamo attenti a quello che potrebbe essere un movimento di mercato, non impazziamo, perché prenderemo qualcuno se ce ne sarà bisogno, se ci sarà qualcuno che possa aiutare questo tipo di squadra. Tu hai detto un 3, io ti dico non lo so, perché in questo momento vedo che Matteo Soragna sta crescendo. Secondo me, a seconda dei nomi che si faranno, sceglieremo fra una rosa di quelli, perché al momento non è che puoi neanche andare là e dire vorrei questo tipo di giocatore. Diventa comunque anche un discorso di quantità, al di là della... Sì, la difficoltà più grossa è il livello di allenamento. Io credo che per noi allenatori allenare è fondamentale, perché sennò gestire è preoccupante, è brutto, e il miglioramento avviene sì tramite le partite, ma tra quello che fai in settimana. Quindi ci servirà anche, perché i ragazzi che ci danno una mano, nostri del settore giovanile, sono bravissimi, però a volte siamo ridotti a essere in 7 o in 6, e poi qua le influenze vanno a go-go, e quindi è difficile. Allo stesso tempo, però, credo che sia Mauro Bonaiuti che il press ed io siamo allineati sul fatto di guardarci in giro, ma non di impazzire. Abbiamo cercato anche qualche ragazzo durante questi 3 mesi da aggiungere nel roster per migliorare la squadra 20, per aumentare, e veramente ce ne sono pochi anche disponibili a fare questo tipo di... Senti, il tuo collega ha parlato delle quattro sorelle. Abbiamo convenuto che, da come ha parlato lui, il campionato non è ancora cominciato, perché sì, è sicurissimo che i quattro roster di adesso non saranno i quattro roster tra 4 mesi, quindi gli ho detto di cosa stiamo parlando. Alla fine lui dice, ma non conta neanche vincere la regular season, quindi a questo punto non lo so, è un po'... È un allenatore esperto, e quindi avendo sott'occhio gli ultimi anni sa benissimo che nella parte finale tutti cercano di aggiungere qualcosa. Io credo di non dire una cosa, penso la sappiano tutti, ho parlato con un allenatore di 100 prima partita, mi ha detto che stanno cercando un giocatore. Poco tempo fa a Bergamo mi diceva che sta cercando un giocatore, questo però per sentito dire può essere non vero. In questo campionato dove ci sono tanti infortuni, tante problematiche, dove il passato porta a dire che bisogna arrivare in 9 o in 10 nella parte più importante, tutti si stanno
premunendo per vedere se si può trovare qualcuno. Al momento, e non so come sarà tra due mesi, non vedo un grande mercato, quindi potrebbe essere anche una sorpresa che tutto rimanga così o poco via. Ma tu credi a questa storia delle quattro sorelle? Cioè, siamo questi alla fine? Ma io ti dico che se dovessi incontrare loro ai playoff la prima, non sarei così tanto tranquillo. Credo che Crema sta facendo un campionato al di là delle aspettative, ma sta giocando molto bene. Faenza è a due punti da noi e deve giocare con Bergamo e con noi, quindi potrebbe arrivare anche in seconda. Non credo in questo, credo che come sempre si fanno i pronostici in estate, ma spesso vengono cambiati durante l'inverno, perché anche loro potrebbero aggiungere un giocatore, potrebbero essere fra virgolette più fortunati a non aver qualche acciacco. La cosa più importante credo sia costruire un modello di lavoro, un modello, una mentalità, e penso che tutti noi allenatori stiamo lavorando in quella funzione là, senza pensare troppo a cosa sarà in quel momento, ma come arrivare in quel momento. Mi dicevi Soragna sta crescendo, questo merita un sottolineato anche per sì, Matteo dopo l'infortunio sta crescendo, nelle ultime tre partite ha giocato a seconda di quello che la squadra aveva bisogno, da 5, da 4, da 3, sta riprendendo confidenza con il campo, probabilmente in questo momento non sta facendo canestro, ma io non ho nessun timore da questo punto di vista, ed è più attento anche al suo giocato, e quindi è un bel passo in avanti. Anche oggi incitava e tutto, però era attento anche alle rotazioni difensive, ai cambi, a tenere uno contro uno, cosa che ha sempre fatto in modo eccesso, e quindi per me è un valore, una cosa importante. Manchini aveva il naso rotto, quindi lo devono operare. Essendoselo rotto già tre volte, una quest'anno, una l'altro anno, ha detto gioco lo stesso perché tanto so già che mi operano e se me lo spacco definitivamente. Ha proprio una gobba qua, e invece Leonzio è stato operato venerdì. Sì. Però devo dire che ci ha messo grande cuore, non hanno lesinato né tuffi, né rimbalzi, né aiuti ai compagni. Ultima cosa, adesso staccate un attimo a livello di intensità. Ovviamente queste vacanze ti portano una leggera preoccupazione, perché sono per natura, e anche perché è giusto che sia così, un momento di diverso. Per cui noi abbiamo programmato con la società, con lo staff, di allungare gli allenamenti fino a mercoledì, dove facciamo un amichevole contro Moncalieri a Fidenza. Poi da giovedì a lunedì faremo riposo e poi riprenderemo il martedì. Quindi avranno 5 giorni di riposo. Io non mi piace fare 3 giorni, perché credo sia giusto staccare, non voglio che vadano a casa, mangiano da mamma, papà e tornano qua con la panza piena, preferisco che stacchino, ma che poi possano riprendere mentalmente. Una cosa che mi hanno insegnato e ho visto che è efficace. 5 giorni, qualche volta ho fatto anche 6, quando avevo 2 argentini, che poi il viaggio è andavano a casa, mi ha detto se noi un giorno e mezzo, un giorno pieghiamo, un giorno, allora ho fatto anche 6. Sì, è ovvio che è un fatto di responsabilità, non vengono trattati come uomini, io mi aspetto che poi abbiano la stessa responsabilità di prepararsi, di venire, di avere un atteggiamento comunque consono al lavoro che fanno, che è soprattutto fisico. Un'ultimissima cosa, un parallelo con la tua esperienza l'anno scorso di Montegranaro e la vittoria che c'è stata alla prova della Final Four, non è ipotizzabile. Non è paragonabile a questa esperienza? No, perché, insomma, è totalmente diverso. Totalmente diverso, perché campionato nell'altro girone, l'altro anno inizialmente aveva 3, diciamo, sorelle, che poi durante l'anno un po' una si è sfaldata, quindi eravamo rimasti in 2, poi era cresciuta San Severo. Noi abbiamo fatto sempre una stagione di vertice, e quindi non è paragonabile, anche perché qua
senza che me ne vogliano gli altri allenatori degli altri gironi, la quinta, la sesta, la settima sono squadre importanti. Forse dovute anche alla competizione che c'è stata negli anni precedenti, fisicamente, tecnicamente sono, quindi è diverso. Per esperienza so che bisogna essere mentalizzati ad arrivare a giugno, quindi la testa la devi staccare l'ultimo giorno, perché è veramente lunga, però è anche bello, perché se sei là vuol dire che qualcosa hai fatto. Beh, ok, grazie. Grazie a voi.